Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio oh Signore, mio Signore. Cristo Gesù. Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te, oh mio Signore, per adorarti nel tuo Cristo Gesù, venga il tuo regno, nel tuo volere, oh mio Signore, non sono io che vivo, ma tu che vivi. Dal Libro di Cielo, volume 12, 6 dicembre 1917. Dopo aver ricevuto Gesù in sacramento, perché stavo dicendo al mio Gesù: ti bacio col bacio del tuo volere. Tu non sei contento se ti do il solo mio bacio, ma vuoi il bacio di tutte le creature. Ed io perciò ti do il bacio del tuo volere, perché in esso trovo tutte le creature e sulle ali del tuo volere prendo tutte le loro bocche e ti do il bacio di tutti. E mentre ti bacio col bacio del tuo amore, affinché non col mio amore ti bacio, ma col tuo stesso amore. E tu senta il contento, le dolcezze, la soavità del tuo stesso amore sulle labbra di tutte le creature, in modo che, tirato dal tuo stesso amore, ti costringo a dare il bacio a tutte le creature. E poi chi può dire i miei tanti spropositi che dicevo al mio amabile Gesù? Onde il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, quanto mi è dolce vedere e sentire l'anima nel mio volere, senza che essa se ne avveda, si trova nelle altezze dei miei atti, delle mie preghiere, del modo come facevo io stando già su questa terra. Si mette quasi al mio livello. Io nei miei più piccoli atti racchiudevo tutte le creature passate, presenti e future,
per offrire al Padre atti completi a nome di tutte le creature. Neppure un respiro mi sfuggì di creature che non le racchiudessi in me, altrimenti il Padre avrebbe potuto trovare eccezioni nel riconoscere le creature e tutti gli atti delle creature. Perché non fatti da me e usciti da me, avrebbe potuto dirmi, non hai fatto tutto e per tutti. La tua opera non è completa, né posso riconoscere tutti perché non tutti hai rincorporati in te. Ed io voglio conoscere solo ciò che hai fatto tu. Perciò nell'immensità del mio volere, del mio amore e potere, feci tutto per tutti. Onde, come mai possono piacermi le altre cose, per quanto belle, fuori del mio volere? Sono sempre atti bassi ed umani e determinati. Invece gli atti nel mio volere sono nobili, divini, senza termini, infiniti. Qual è il mio volere? Sono simili ai miei, ed io do loro lo stesso valore, amore e potere dei miei stessi atti. Li moltiplico in tutti, li estendo a tutte le generazioni, a tutti i tempi. Che mi importa che siano piccoli? Sono sempre i miei atti, ripetuti. E basta. E poi l'anima si mette nel suo vero nulla, non nell'umiltà che sempre si sente qualche cosa di se stessa. E come nulla entra nel tutto, ed opera con me, in me e come me, tutta spogliata di sé, non badando né a merito né ad interesse proprio, ma tutta intenta solo a rendermi contento, dandomi padronanza assoluta dei suoi atti, senza volerne sapere di quello che ne faccio. Solo un pensiero l'occupa, di vivere nel mio volere, pregandomi che gliene dessi l'onore. Ecco perché l'amo tanto, e tutte le mie predilezioni, il mio amore per quest'anima che vive nel mio volere, e se amo gli altri è in virtù dell'amore che voglio scende da quest'anima, come il Padre ama le creature in virtù dell'amore che vuole a me. Ed io, com'è vero quel che tu dici, che nel tuo volere non si vuole nulla, né si vuole sapere nulla? Se si vuol fare è solo perché l'hai fatto tu. Se si sente il desiderio ardente di ripetere le cose tue, tutto scomparisce, non si vuol fare più nulla. È Gesù. Ed io, a quest'anima che vive nel mio volere, la faccio fare tutto e le do tutto. 12 dicembre 1917. Continuando il mio solito stato, stavo fondendomi tutta nel santo volere del mio dolce Gesù e pregavo, amavo e riparavo, e lui mi ha detto: figlia mia, vuoi una similitudine degli atti fatti nel mio volere? Guarda in alto e vi scorgerai il sole, un circolo di luce contenente i suoi limiti, la sua forma, ma la luce che esce da questo sole, da dentro i limiti della sua rotondità, riempie la terra e si estende dovunque, non in forma rotonda, ma dove trova terra, monti, mari da illuminare e da investire col suo calore. Tanto che il sole, con la maestà della sua luce, col benefico influsso del suo calore, con l'investire tutti, si rende il re di tutti i pianeti e tiene la supremazia su tutte le cose create. Ora, tali sono gli atti fatti nel mio volere, ed anche di più. La creatura nel fare, il suo atto è piccolo, limitato, ma come entra nel mio volere, si fa immenso, investe tutti, dà luce e calore a tutti, regna su tutti, acquista la supremazia su tutti gli altri atti delle creature, tiene diritto su tutti, sicché impera, comanda, conquide. Eppure il suo atto è piccolo, ma col farlo nel mio volere ha subito una trasformazione incredibile che non è dato neppure all'angelo di comprenderlo. Solo io ne posso misurare il giusto valore di questi atti fatti nella mia volontà. Sono il trionfo della mia gloria, lo sbocco del mio amore, il compimento della mia redenzione. E mi sento come compensato della stessa creazione. Perciò sempre avanti nel mio volere. Bene, la meditazione di questi due splendidi capitoli, ecco, se fatta in maniera molto approfondita, richiederebbe molto molto tempo. Ecco, certamente, come sempre, condividiamo qualche input, qualche spunto che poi lo Spirito Santo farà in modo di ampliare, amplificare nelle anime. Ci sono alcuni concetti di fondo che sono dietro questo
questi due brani e che bisogna tenere presenti. E proprio concetti basilari anche per comprendere la vita nel divino volere. Il primo è questo. Gesù ha detto molto molto chiaramente, riportando un ipotetico dialogo con il Padre, qualora gli atti fatti dalla vita terrena di Gesù non avessero coperto tutti gli uomini presenti, passati e futuri in ogni istante della loro esistenza, dal primo fino all'ultimo istante della vita terrena. Ecco. In un'ipotetica mancanza del Signore, il Padre gli avrebbe detto: attenzione, io voglio conoscere solo ciò che hai fatto tu. Questo è un punto fondamentale. Cioè, per quanto Dio ami la creatura è comunque un essere contingente, limitato e finito. Per cui la perfezione dell'operare della creatura può solo essere quando, una perfezione chiaramente degna di Dio, quindi quando opera alla divina, per usare un'espressione tipica di questi scritti. Siccome Gesù per natura aveva unito a sé il divin volere, ha fatto tutto non soltanto a titolo personale come riparatore di tutti, ma entrando dentro gli atti di ogni ente creato, intelligente, passato, presente, futuro in ogni istante della sua vita terrena. In modo tale che, fermo restando che questo chiaramente non toglie l'individualità e la responsabilità personale di ogni singolo atto, perché è chiaro che un'anima che va all'inferno, di tutto il patrimonio che Gesù ha accumulato per lui, non ci fa nulla, anzi lo butta al secchio, lo disperde completamente. Ecco. Però è certo che ogni anima che entra in cielo ci entra ricoperta degli atti e dei meriti oggettivi che Gesù ha operato per lei. Ecco. La vita nella divina volontà non è altro che fare proprio quello che Gesù ha fatto e rifarlo, riattualizzarlo, e continuare a farglielo fare, se vogliamo usare quest'altra espressione. Quindi divinizzando tutto e continuando la sua operazione, ecco, divina, di moltiplicarsi in tutti gli atti di tutte le creature presenti, passate e future. È chiaro che Gesù stesso dice: guarda, tu non te ne avvedi quanto mi è dolce vedere e sentire l'anima nel mio volere senza che essa se ne avveda. Se noi facciamo un atto nella divina volontà, a noi non ci sembra che stiamo facendo tutta questa cosa così straordinaria. Cioè, tante volte anche Luisa si fa le domande: ma che davvero, se io dico ti bacio col tuo volere come in questa circostanza contingente? Attenzione, dire a Gesù ti bacio col tuo volere significa portargli, se uno capisce bene alcuni concetti, e bisogna capirli, anche se è più importante metterli in pratica, gli porta ipso facto il bacio di tutte le creature presenti, passate e future. Perché la divina volontà, ipso facto, lo abbiamo visto anche nelle meditazioni precedenti, è presente dappertutto per potenza, presenza ed essenza. E quindi compiere un atto nella divina volontà significa coinvolgere in quell'atto, primo moltiplicarsi negli atti di tutti e secondo coinvolgere gli atti di tutti nell'atto che sto facendo. Gesù dice anche più avanti, vediamo se riesco a ritrovarlo, nel secondo paragrafetto: il suo atto è piccolo, ma col farlo nel mio volere ha subito una trasformazione incredibile che non è dato neppure all'angelo di comprenderlo. Cioè, i nostri angeli, d'accordo? I nostri angeli vivono nella divina volontà, in paradiso, insomma, no? Quindi non hanno la possibilità come noi, cioè che i nostri atti terreni sono atti di una creatura che sta ancora, come dire, per far comprendere, la nostra vita è in continua fase di costruzione, di edificazione. Cioè, noi non siamo una creatura che è già data, noi siamo soggetti al divenire, siamo in continua trasformazione, in meglio o in peggio, no? Cioè, il patrimonio della nostra vita sarà completo, buono o brutto che sia, sostanzioso o scarno che sia, come sia,
Quando siamo morti, e da cosa dipende questo? Dalla ininterrotta sequenza degli atti che abbiamo compiuto volontariamente nella nostra vita terrena. Ora Gesù dice: un atto compiuto nel tuo volere, nel suo volere, subisce una trasformazione incredibile, che un angelo, che pure ha un'intelligenza superiore alla nostra, ma gli angeli non fanno queste cose, d'accordo? Li facciamo noi. Gesù si è fatto uomo, non si è fatto angelo, non lo capisce. Figuriamoci se possiamo capirlo noi, no? Quindi questa è evidente che è una vita di fede. Che cosa si capisce? Come sempre in tutte le cose di fede, tu capisci la potenza del vivere nella divina volontà gustandone a poco certamente gli effetti benefici che tu gradualmente cominci ad avvertire nella tua anima. Ti senti bene, stai bene, stai sereno, stai in pace, riesci a fare un sacco di cose senza perdere la pazienza. Non, poi ognuno si fa insomma il proprio repertorio di benefici riscontri, insomma, di questa. E questo, quanto più si fa e si vive nella divina volontà, e quanto più queste cose chiaramente aumentano. Questi sono i grandi proprio concetti di fondo che qui Gesù spiega. Ecco perché ci deve essere, per quanto possibile, un'attenzione il più diffusa possibile a portare anche attualmente quanti più atti possiamo nella divina volontà, anche i più sciocchi e indifferenti, d'accordo? Anche i più comuni, anche, cioè, ognuno di noi sa insomma quello che sta facendo tutta la giornata, insomma, dalla mattina alla sera, no? Però potenzialmente sono infiniti gli atti che noi possiamo portare ogni volta che, dopo l'atto preventivo della mattina, noi rinnoviamo questa unione e quest'operare nel divino volere, provochiamo questi effetti. Ci troviamo nell'altezza degli atti di Gesù, nelle sue preghiere, nel modo come lui agiva stando su questa terra. Ci mettiamo quasi al suo livello, sto riprendendo delle espressioni di Gesù stesso. E tutti i nostri atti, tra l'altro, che noi facciamo, sono atti degni di Dio, perché qui c'è un presupposto, diciamo così. Gesù tante volte insiste su queste cose, no? Perché nella vita, nella divina volontà, ci sono alcuni grandi, è come una cattedrale, no? Cioè, ci sono alcuni grandi, le strutture portanti, gli architravi, le fondamenta, che devono essere chiare, perché dopo, dentro questo orizzonte, una volta che la struttura è solida, che uno ha compreso bene alcuni punti essenziali, poi si diverte a girarci come meglio crede, insomma, farà le mura come meglio crede, i ritocchi come meglio crede, gli abbellimenti come meglio crede, gli affreschi come meglio. Ma se non c'è una struttura portante dell'edificio spirituale, come lo chiama San Paolo, non fai niente, non fai. Allora, le cose fuori del divin volere, dice Gesù, non possono piacergli, per quanto possano essere belle, perché sono comunque atti bassi, umani e determinati. Quindi atti bassi, atti umani e determinati soprattutto. Cioè, questa è una cosa strutturale, cioè noi siamo creature limitate, poi l'esperienza che facciamo, insomma, noi siamo comunque nello stato di natura decaduta, quindi non siamo in atto, anche se stiamo camminando in uno stato di natura integra, quindi come era la Madonna o come erano Adamo ed Eva. Cioè, noi soffriamo una montagna, insomma, di miserie, di limitazioni proprio strutturali, che non ci si può fare niente, d'accordo? Non ci possiamo fare niente. Pensiamo, per esempio, a alcune infermità, come dire, di ordine spirituale, no? Forse è meglio specificare, perché io non so se le persone capiscono bene. Per esempio, quando ci dimentichiamo una cosa, cioè, noi non abbiamo una piena padronanza
di tutta la nostra vita passata, neanche delle cose che abbiamo fatto noi. Cioè ci ricordiamo alcune cose e altre ce le dimentichiamo. A volte magari chi ci sta intorno si pure stupisce che ci siamo dimenticati qualcosa, o si offende se qualcosa che ci siamo dimenticati lo riguarda, ma non è che uno si diverte a dimenticarla la cosa, o la fa apposta. Cioè, non lo so se gli scienziati sicuramente ci avranno qualche risposta. A livello empirico quello che si vede è che, cioè, io ci provo a ricordarmi tante cose, ma a volte non ce la faccio, a tutti quanti gli sarà successo, perché non credo succeda soltanto a me, quando per esempio uno sa il nome di una persona, a un certo punto c'è un vuoto di memoria e dice ma come si chiama questo? E comincia a pensarci, e non gli viene, cioè si può scervellare quanto gli pare. Poi appena uno gli dice guarda che si chiama così, dice, ma come ho fatto a non ricordarmi? Questo tanto per dire, no? O se vogliamo cogliere un'altra miseria proprio a livello strutturale, le distrazioni. Cioè se il Signore ogni tanto ci dona dei momenti di preghiera profonda, cioè ne dobbiamo lo dobbiamo ringraziare, perché stare concentrati al 100%, quindi stare immersi in orazione, non è cosa che noi possiamo fare solo con le nostre forze, è impossibile, d'accordo? Perché come dice anche Santa Teresa, che ne sapeva qualcosa insomma di preghiera, noi non possiamo bloccare il flusso dei nostri pensieri. Cioè ci frullano per la testa una montagna di cose, le più strane, cominci a pensare a quello che devi fare, a quello che non devi fare, i ricordi più strani, cioè nella nostra mente c'è un, come dire, c'è un movimento continuo che non lo posso fermare. Certo, noi possiamo in qualche modo governarlo, no? Io adesso sto facendo la meditazione, quindi cerco di stare attento alle cose su cui sto meditando, però non è escluso in qualche momento mi passa qualche pensiero per la testa, mi fa perdere il filo o mi fa un attimo bloccare, un attimo distrarre. Questo non dipende da me, per quanto, cioè, qui ci sia un pochino d'assistenza del Signore, perché abbiamo comunque fatto la preghiera insomma introduttoria con cui chiediamo aiuto alla grazia, no? Ma queste sono proprio limitazioni strutturali. Cioè altre situazioni, noi per esempio non possiamo non dormire. Cioè, uno può anche ridurre il sonno, ma eliminare il sonno è impossibile. Non possiamo non mangiare. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, in nottata di Pasqua, che Gesù ha mangiato il pesce dopo la risurrezione. Ma i corpi del cielo mangiano non perché hanno fame, ma mangiano per sentire il ti amo di Dio nell'atto del mangiare, con il sapore che gustano, ma non hanno bisogno di mangiare. Cioè, quella è una cosa in più. Quello è semplicemente un godimento per quanto riguarda un corpo glorificato, non è come per noi una necessità. Pensiamo a tante altre, cioè siamo proprio strutturalmente fatti in un certo modo, no? E tutto questo è legato alla nostra condizione, primo umana, che è comunque intrinsecamente limitata, secondo decaduta, e terzo la nostra condizione attuale, che è quella che in teologia si chiama di viatori, quindi di persone che stanno in pellegrinaggio verso la patria. E quindi tutta quanto una serie di cose che, se raggiungiamo il paradiso, vivremo, qui ce le scordiamo totalmente, d'accordo? Non esistono, non possiamo vivere, a meno che ogni tanto il nostro Signore, e questo l'ha fatto insomma con tanti santi, possiamo aspettarcelo anche nel divin volere, tiri fuori qualche asso e ci faccia fare, che ne so, qualche esperienza preventiva, insomma, no? Qualche esperienza, come dire, anticipata. Ma noi non possiamo sfuggire da queste limitazioni strutturali, a meno che, ecco sempre il rapporto, no? Anche questo l'avrò detto non so quante volte durante le meditazioni, no? San Luigi se n'era accorto di questa cosa, allora dice il segreto è uniamoci con le intenzioni di Maria, impariamo a vivere in Maria e a fare tutte le cose per mezzo di lei, con lei almeno quella strutturale. Adesso quando Gesù parla dell'umiltà, no? Bellissimo qui. L'anima si mette nel suo vero nulla, non nell'umiltà, attenzione, che sempre si sente qualche cosa di se stessa, cioè pure nelle virtù noi ci andiamo comunque a mettere qualcosa di nostro. Cioè perché se uno, anche se non lo dice perché c'è l'antinomia dell'umile, no? Io sono umile, se lo dici non lo sei e se lo sei non lo dici, d'accordo? Ecco,
che è una parafrasi dell'antinomia del mentitore di Zenone, no? Che era un paradosso filosofico, dice, io mento, ecco, se dico la verità mento e se mento dico la verità, con questa espressione, no? Ecco, io sono umile, se lo sono non lo dico, se lo dico non lo sono, ecco. Però anche se uno non lo dice, se magari si accorge che ha alcuni comportamenti oggettivamente umili, e la nostra mente vola su questo, può avere un pochino di compiacenza, un pochino di cose, si ammazza però, sto diventando un po' umile, prima ero un superbo patentato, ora invece va un po' meglio. Ecco qua, abbiamo già finito. L'umiltà sempre si sente qualche cosa di se stessa, ma quando si entra nell'involere, l'anima si mette nel suo vero nulla, perché tutti questi esempi che ho fatto fanno comprendere come davvero, come dire, il nostro essere, diciamo, non ha nessuna autoconsistenza, cioè anzi quello che deriva da noi e dalla nostra condizione tende sempre a disgregare, a sfaldare, a deteriorare, a peggiorare, a portare verso un'imperfezione continua. L'essere viene da Dio solo, e quindi nella Divina Volontà questi concetti, insomma, che sono noti nell'ascetica, nella spiritualità, però vengono portati fino alle estreme conseguenze. Come nulla entra nel tutto, opera con me, in me con me, spogliata di sé, non bada, non gliene importa niente, né al merito né all'interesse proprio, interesse proprio e altrui, cioè l'anima che vive nella Divina Volontà non ha intenzione di preghiere proprie, non ha desideri propri, non ha voleri propri, vuole fare solo quello che gli interessa al nostro Signore e ha soltanto a cuore di farlo contento, dandomi padronanza assoluta dei suoi atti, senza voler sapere di quello che ne faccio, ce ne importa niente, d'accordo? Cioè, Signore mio, dai, che questo è quello che ti posso dare, tutto, quello che vuoi, tu ne fai quello che vuoi, non mi devi dire niente, non mi devi far sapere niente, non mi devi pensare di niente, non mi devi, non ne voglio in cambio niente, né adesso né altrove, basta che tu sia contento, è finito il discorso. Solo un pensiero lo occupa, questo sì, e questo si chiede, di vivere nel divin volere, questo si deve chiedere in continuazione al Signore. Molta gente mi contatta e mi dice, che devo fare la Divina Volontà, che devo fare la Divina Volontà? Sì, dicono sempre le solite cose, le conoscenze, la decisione di vivere, ma poi bisogna anche chiederlo al Signore, questa è una grazia grossa questa qui, le grazie grosse vanno chieste al Signore. Vivere nel mio volere pregandomi che gliene dessi l'onore. Perché vivere una vita di questo genere non è che è un onore, de più, è la cosa più grande che possa esserci. D'accordo? Allora, quando vedi, dice, ma sono andato a dormire, oggi sono stato con la testa per aria, non ho fatto quasi nessun atto, ti umili, e dice, Signore mio, hai visto? Però siccome io desidero tanto questa cosa, lo vorrei tanto, magari domani andrà un po' meglio, aiutami un po', d'accordo? E con calma, perché questo è l'onore più grande che possa esserci, è la vita più nobile che possa esserci, capite? Questa è rifare la vita di Gesù e di Maria dentro di noi. E non in maniera appariscente, senza che nessuno sappia nulla, perché sono cose tutte quante interiori, non c'è nessun pericolo né di superbi, non c'è nessun pericolo di mancare a nessun tipo di virtù, non c'è nessun pericolo di comunione ecclesiale, questo ti porta alla quinta essenza, insomma, del cuore stesso della vita e della ragion d'essere della Chiesa, che è una delle opere più belle della Divina Volontà e che sta sulla terra semplicemente per fare e annunciare e dare la possibilità di vivere attraverso i sacramenti nella Divina Volontà e basta. Ecco, e Luisa che comincia a vivere queste cose non resiste, dice, com'è vero quello che tu dici? Nel tuo volere non si vuole nulla, né si vuole sapere nulla. Attenzione su questo, non si vuole sapere nulla. Oggi gli uomini non vuoi che vogliono sapere soltanto le cose presenti, pure il futuro, che va a succedere, che non va a succedere, ci sono in giro un sacco di cose, profezie, qua succede questo, quell'altro, fine del mondo, attentati, disastri, eccetera. Cioè, che se uno sa queste cose, a parte il fatto che sa, insomma, sono tutte tante cose che poi lasciano, ma che giova saperle, tra l'altro? A che serve?
Ammesso pure che siano cose vere, che dovranno succedere chissà che cosa, che se no tu uno s'angustia prima del tempo, ma statene la divina volontà, e quando succederanno queste cose qua, il Signore, se succederanno, se dovranno succedere, che poi insomma, preoccuparsi per il futuro è una delle cose più sciocche che si possa fare, perché non ci appartiene. E il Signore ci darà la grazia e la forza di superare tutto quanto. Figuriamoci se un'anima che vive volendo fare solo quello che vuole lui è completamente abbandonata nel divino volere, deve andare a temere qualcosa. Che cosa c'è da temere delle cose? Se muore, una persona che ama Gesù, insomma, se gli si prospettano che se muore, quindi vabbè, se c'è la famiglia forse un po' meno, ma non è che è tutta quanta questa gran tragedia, insomma, no? Più di questo che te può succedere? Se la morte è il male, insomma, sommo, in base all'opinione comune degli uomini, no? Ecco, chiudiamo con. Gesù fa l'immagine del sole, circa gli atti fatti nel divino volere, e poi dice una cosa molto importante. Come entra nel mio volere l'atto della creatura, che è piccolo e limitato, si fa immenso, investe tutti, dà luce e calore a tutti, regna su tutti, acquista la supremazia su tutti gli atti delle altre creature, tiene diritti su tutti, impera, comanda e conquista. Solo io posso misurare il giusto valore di questi atti fatti nella divina volontà. E conclude, ecco perciò, sempre avanti nel mio volere. Senza scoraggiarsi, senza frette, perché, e soprattutto come abbiamo prima detto, pregare il Signore che ci dia questo onore, perché questo è l'onore più grande che ci possa essere. Più di questo, in questo mondo non possiamo essere né vivere, insomma, no? E anche la gloria, anche se non ci dobbiamo pensare, ma Gesù lo dice tante volte, insomma, che verrà a coloro che vivono in questo modo, è qualcosa che i santi che non hanno vissuto in questo modo non la conoscono e ne godono solo come ridondanza e come partecipazione di coloro che in questa vita sono vissuti. Bene, Santa Vergine Maria, oggi nostro Signore Gesù ci ha ricordato di nuovo alcune grandi verità della vita nel divin volere che tu hai conosciuto perfettamente e vissuto perfettamente. Ecco, noi chiudiamo questa meditazione chiedendo la tua intercessione, ecco, alla nostra supplica al Signore che ci dia l'onore, ecco, di vivere questa vita e che come era la tua vita terrena, non ci sia altro pensiero ad occuparci che a vivere nella divina volontà, facendo contenti te e Gesù, cedendo tutto quello che facciamo a te e a Gesù, non importandoci di sapere assolutamente nulla se non quello che voi volete che noi sappiamo, e né tantomeno sapere cosa fate della nostra povera e piccola vita, ma credere nella fede. Che di noi, almeno un pochino, siete contenti. Questo basta e avanza. E tutto il resto sia fatta in tutto la vostra divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.